Queste sono le cuffie Purflee Lite di Ailu, che è un'azienda cinese molto famosa e conosciuta sul mercato internazionale. Rappresentano, secondo me, una delle migliori scelte per chi volesse fare un regalo ai propri cari, perché hanno un comfort ineguagliabile, un suono assolutamente molto buono e soprattutto costano davvero molto poco. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Utilizzano una tecnologia a conduzione ossa e si chiamano BC04. Sono davvero molto leggere, Bluetooth 5.2 con una doppia connessione, quindi potreste utilizzarle sia col telefono sia con il vostro Garmin. Hanno un raggio di comunicazione di 10 metri, la durata della batteria è di circa 10 ore, quindi la potreste utilizzare almeno per una settimana senza nessun problema, correndo all'aperto, e soprattutto permettono di sentire il rumore mentre si ascolta la musica correndo all'aperto. Anche in queste giornate davvero molto buie e soprattutto anche con il traffico serale riuscirete a sentire la musica al tempo stesso, pure il traffico stesso. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e a chi sono adatte queste cuffie. Il packaging del prodotto è abbastanza semplice, contiene nel dettaglio le caratteristiche principali del prodotto stesso. Da sottolineare che l'azienda cinese Ailu è davvero una delle più grandi del mercato mondiale e questi strumenti sono effettivamente utilizzati in tutto il mondo, quindi nonostante sia un prodotto dal prezzo molto basso, secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo per tutte le caratteristiche che vi spiego in questa recensione. In primo luogo, se effettivamente utilizzo una pletora di cuffie, il design open ear è assolutamente quello che suggerisco al podista amatore. Si agganciano all'orecchio in maniera molto semplice, il collegamento con il Bluetooth è davvero efficace e soprattutto correndo non avrete nessun problema, anche perché il peso di questo strumento è davvero molto limitato. Lo metto in sovraimpressione, correndo non si staccano in nessun modo e soprattutto avrete la possibilità di sentire tutti i suoni esterni, e quindi per quelle corse lente, piacevoli e divertenti che fate tutti i giorni, questa cuffia Ailu potrebbe davvero essere un compagno di avventura molto interessante. Ho amato in secondo luogo anche il suono, con un driver dinamico da 20 mm che offre, chiaramente in questo caso dovreste essere sul divano, alti, medi e bassi assolutamente piacevoli da ascoltare, mentre correndo sicuramente non è la priorità principale, però sicuramente nelle corse di recupero questo audio ci fa sicuramente notare e fa piacere ascoltare la vostra playlist preferita. Un altro aspetto di questa Ailu è che è molto resistente, in ogni condizione potreste utilizzarlo, non ha problemi perché il grado di impermeabilità è di IP55, di conseguenza potreste utilizzarlo con il caldo, con il freddo e ovviamente anche sotto la pioggia. Non consiglio però di utilizzarlo in queste condizioni, chiaramente, però questo strumento che ho provato per oltre 1000 km mi ha consentito di ascoltare la musica in maniera piacevole in tutte le condizioni. Ho poi amato anche il fatto che utilizzi una connettività all'avanguardia grazie a un chipset Qualcomm di ultima generazione che vi consente di ascoltare la musica anche a distanza di 10 metri rispetto al vostro telefono. Non credo che lo facciate rispetto al vostro Garmin, però secondo me non ho mai notato una perdita di suono in nessuna condizione, anche quando in effetti si collegava a tutti gli altri strumenti, cosa che di solito invece potrebbe creare qualche problema. La connessione non si è mai persa e questo, secondo me, anche in un lungo di 30 km potrebbe essere in effetti un vantaggio competitivo di questo prodotto. Un altro aspetto molto utile per chi volesse correre è quello della ricarica rapida. Ho notato che soltanto 15 minuti di ricarica vi consentono di utilizzare questo strumento per ben 2 ore. Chiaramente se la ricaricate invece per 2 ore avreste un'autonomia di 10 ore, come ho già detto prima. Questo aspetto è assolutamente utilissimo, perché mi è capitato parecchie volte di infilare l'auricolare nelle orecchie e in effetti ricevere il messaggio batteria scarica, mentre aspettando soltanto 15 minuti potreste comunque poi andare a correre in maniera sicura e piacevole. Un altro aspetto davvero vincente di Ailu è che utilizza una connessione con un doppio dispositivo, quindi potreste utilizzarlo con il vostro Garmin e anche con il vostro telefono. Non è invece necessario scollegare uno dei due dispositivi, perché l'altro effettivamente si collega automaticamente,
il sistema vi fornirà un messaggio che appunto vi consente di aggiungere una seconda connessione. Il collegamento con il Garmin è davvero molto semplice, basta semplicemente scegliere la connessione musica e poi effettivamente tra le varie opzioni indicare questo prodotto sul dispositivo stesso. Ho poi amato anche il fatto che nelle conference call consente delle conversazioni cristalline, utilizza ben due microfoni. Ho notato che grazie alla cancellazione attiva del rumore, che comunque è buona ma non perfetta, si riesce a comunicare in maniera molto efficace. Il mio interlocutore non ha avuto nessun problema e quindi questo strumento potrebbe non soltanto essere utilizzato per correre ma anche effettivamente per fare delle conference call o per parlare al telefono con i vostri amici. Tra l'altro sarebbe cristallino se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Mentre è arrivata la mia dolce Bonnie a disturbarmi, sono assolutamente impressionato dal fatto che utilizza pure un'app iLoo Sound che vi consente di personalizzare il suono in diverse condizioni e soprattutto verificare il livello di batteria in modo tale da essere in maniera sicura di poterlo utilizzare per le vostre corse lente o veloci di tutti i giorni. Ho amato inoltre il fatto che utilizzi una ricarica USB-C. Questi strumenti solitamente hanno delle ricariche proprietarie, sono pieno di cavi a casa, invece anche se effettivamente all'interno della confezione è inserito il cavetto, non sarebbe necessario perché comunque è quello che utilizzate per tutti gli altri strumenti che già avete a casa. Non sono chiaramente tutte rose e fiori, sicuramente il primo aspetto da considerare è legato al fatto che il suono è assolutamente buono, ma rispetto invece a delle tecnologie più tradizionali, se dovete utilizzarlo sul divano probabilmente vi consiglio di scegliere qualcos'altro, ma sappiate che comunque la tecnologia a conduzione ossea secondo me è quella adatta per correre, perché vi consente di non estraniarvi dalla strada e quindi avvertire immediatamente il pericolo che potrebbe verificarsi in ogni momento mentre correte all'esterno. Inoltre, a livello di trasportabilità, questo prodotto, come tutti i prodotti a conduzione ossea, non è sicuramente il migliore. Se siamo abituati ai famosi AirPods che si tengono in tasca senza nessun problema, in questo caso avrete qualche difficoltà, anche se secondo me non è un problema, soprattutto se lo utilizzate soltanto quando siete a casa. In sintesi, raramente faccio recensioni lunghe di prodotti tecnologici, ma in questo caso secondo me queste Open Ear di iLoo possono rappresentare un regalo per i vostri amici e i vostri compagni di avventure, perché costano davvero molto poco ma al tempo stesso offrono delle funzionalità parecchio interessanti, come sicuramente il suono dinamico ma anche e soprattutto la connessione molto efficace ai vostri Garmin. Mi sono piaciute tantissimo per correre a tutte le velocità e per tutte le distanze, la durata della batteria è davvero eccezionale. Le raccomando soprattutto al podista amatore tech ma anche low cost. Metto sotto il link per gli acquisti. Poi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima e come al solito vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.